insomma, quando noi eravamo ragazzi nelle scuole lo sport era importante, poi si è un po' lasciato andare nel tempo e credo che vada rivalutato tutto questo, ma mi sembra insomma, che questi progetti siano proprio in quella direzione, quindi questo, e poi dare la possibilità ai ragazzi di poter giocare di più, di poter divertirsi di più. Noi siamo cresciuti sulla strada, a scuola. Allora, quando ero ragazzino io, c'erano i giochi della gioventù, quindi si andava a giocare a calcio in ogni regione. E oggi non ci sono più, si giocava a scuola, si giocava sulla strada, si andava a fare allenamento con la squadra della parrocchia. Insomma, questo oggi si è perso da un po' di tempo. E quindi credo per questo che questi tipi di progetti, se saranno comunque mantenuti nel tempo, possono essere importanti. Allora, questo solitamente no... Noi esageriamo quando accade in Italia, ma questo accade in tutta Europa, in tutto il mondo purtroppo. Purtroppo certe persone che vanno allo stadio magari vanno solo lì per far questo, e quindi è chiaro che vanno applicate le regole, ma che si applicano normalmente. Ecco, poi insomma, bisognerebbe smetterla, perché uno deve andare allo stadio, divertirsi, guardare la partita, fare il tifo, gioire. Se... Queste cose qua accadono puntualmente ogni anno. Esattamente. Cioè, queste cose qua 20 anni fa non accadevano. Io non mi ricordo quando giocavo, insomma, che mondo si è cambiato, di situazioni del genere. Lo sport deve tanto continuare a fare il suo lavoro, deve continuare a comportarsi, cioè i giocatori devono continuare a comportarsi bene in campo, le società fuori, sicuramente far applicare le regole, anche quando purtroppo le regole sono dure, e poi isolare probabilmente questi personaggi.